alla partita. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Passiamo alla mozione 47, promozione di un tavolo con la Prefettura del Comune di Opera per risolvere la situazione degli inquilini. Adesso fischiamo. No, possiamo fare di tutto qui, eh? Dicevo, mozione 47, di un tavolo con la, promozione di un tavolo con la Prefettura del Comune di Opera per risolvere la situazione di inquilini del complesso immobiliare Sporting Mirasole. Primo firmatario, consigliere Mirabelli. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Oggi con questa mozione proponiamo al Consiglio regionale e poi all'Assessore Zambetti e alla Giunta di intervenire su una questione a nostro parere molto urgente che riguarda la vita concreta e le prospettive di 350 famiglie, quasi 800 persone, e che risiedono a Opera nel quartiere che si chiama Sporting Mirasole, un quartiere appunto situato nel comune di Opera, in cui ci sono 760 appartamenti, che era di proprietà di un ente previdenziale e che è stato ceduto, la faccio breve, nella mozione ci sono alcune notizie in più, e che è stato ceduto da questo ente previdenziale a una società privata sulle procedure che hanno portato a questa cessione. C'è in corso una vertenza giudiziaria degli inquilini nei confronti dell'ente previdenziale, sostenendo che quella cessione non è avvenuta rispettando ciò che prevede la legge, cioè che gli enti pubblici per alienare le proprie proprietà debbano privilegiare gli inquilini e debbano farlo garantendogli uno sconto significativo, almeno del 30%, rispetto ai valori di mercato. Detto questo, oggi ci troviamo in una situazione in cui la società proprietaria ha deciso di mettere in vendita gli appartamenti a costi di mercato alcune volte superiori a quelli di mercato, ha venduto una parte degli appartamenti a chi vi risiedeva. Oggi siamo di fronte a una situazione in cui ci sono gran parte delle famiglie, tra l'altro famiglie composte da persone che vivono lì da più di 30 anni, quindi spesso ultra 65 anni, a cui è stata proposta una condizione d'acquisto per molti inaccessibile e che oggi si trovano con una velocità straordinaria a far fronte a provvedimenti di sfratto, in alcuni casi anche esecutivi, che, ripeto, riguardano più di 350 famiglie e stiamo parlando di 800 persone, mentre, ripeto, c'è una vertenza giudiziaria in corso. Allora, questa è la situazione, aggravata, se posso dirlo, dal fatto che si stanno vendendo gli appartamenti occupati, mentre in questo stesso complesso ci sono 156 appartamenti vuoti che non vengono messi in vendita, per cui si vendono le case garantendo l'accesso immediato in cui ci sono famiglie residenti e si lasciano vuoti 156 appartamenti. Io penso che questa procedura non sia tollerabile senza un intervento da parte di tutte le istituzioni e non sia possibile per le istituzioni non intervenire in rapporto con la società a tutela dei
cittadini e degli inquilini. Guardate, qui non si tratta, come ci stanno cercando di far credere, di tutelare 50 case sociali garantendo 50 appartamenti. Tra l'altro 50 appartamenti che vengono assegnati non si capisce con quali criteri e dalla stessa proprietà e solo in parte dai servizi sociali del Comune. Qui si tratta di capire come si affronta il problema delle altre 300 famiglie, come si garantisce per chi potrebbe comprare, semmai, di avere le condizioni che avrebbero dovuto avere dalla vendita di un alloggio di proprietà di un ente pubblico, oppure di intervenire per garantire a chi risiede lì almeno il diritto di usufrutto, un canone adeguato, la possibilità di permanere lì, visto che evidentemente non c'è bisogno di avere tutti gli appartamenti liberi, essendoci 156 appartamenti vuoti che vengono lasciati vuoti. Io credo che sia importante che la Regione si faccia promotrice, con quest'atto il Consiglio regionale si faccia parte attiva, perché in prefettura si riunisca un tavolo permanente che richiami, in cui ogni istituzione si assuma la propria responsabilità, ogni istituzione prende i provvedimenti che può prendere per bloccare questo procedimento, che il 23 dicembre, per essere chiari, io sono andato in prefettura insieme agli inquilini e insieme al sindaco di Opera, perché era arrivata l'intimazione di sfratto da lì a 10 giorni già a 3 famiglie. Allora, questa cosa va fermata, occorre che si prenda atto di una situazione che va governata e si devono mettere anche le proprietà nelle condizioni di assumersi fino in fondo la responsabilità di garantire il diritto alla casa a persone che da 30 anni pagano un affitto e non è l'affitto sociale, che hanno dei diritti che secondo loro sono, io poi ho la mia opinione, però secondo loro sono stati lesi. Perché guardate, la vendita di EMPAM delle case popolari è avvenuta qui in maniera molto diversa da come è avvenuta a Roma, per esempio, in cui c'è stata una parte fondamentale che hanno svolto le agenzie territoriali, le istituzioni, e si sono garantiti gli inquilini. Non si capisce perché non si debba fare la stessa cosa qui. Ripeto, però stiamo parlando di una realtà che riguarda 350 famiglie e stiamo parlando di una realtà che riguarda una parte importante, perché 800 persone sono una parte importante, di un intero comune com'è il comune di Opera. Credo che questo Consiglio regionale debba lanciare oggi un messaggio chiaro votando questa mozione. Grazie, consigliere Mirabelli. La parola al consigliere Pesato.